Buongiorno, io mi sono svegliata da poco, quindi perdonate le mie condizioni, ma fa un freddo atroce in casa e penso che l'unico modo per sopravvivere a questo inferno sia il teporino, ovvero una borsa dell'acqua calda, questa è ricaricabile tramite la corrente, e una tazza super fumante di tè, sperando di non rovesciarmela addosso perché chi mi segue su Instagram sa che mi sono già rovesciata addosso una tazza del genere. Questo in particolare è tè nero e dovete sapere che io bevo molto raramente il tè nero perché è un po' troppo strong per me. Però sento che questa mattina è la mattina giusta. Inoltre è il tè nero che ho preso a Edimburgo con delle note di whisky ed è anche l'ultima bustina. Comunque, a parte questo, i progetti che ho per questa mattina sono tanti. Devo fare un po' di cose in casa, tipo la lavatrice, mettere a posto, stendere i panni. Sto anche aspettando diversi pacchi di alcuni acquisti fatti durante il Black Friday, quindi magari se ci sarà qualcosa di interessante ve lo mostrerò di sicuro. Poi devo continuare gli ordini che ho ricevuto nello shop durante il Black Friday, quindi in questo momento mi metterò sotto duramente a tagliare tutte le etichette, poi nel pomeriggio riempio tutte le buste con il tè. Inizio a preparare i pottini per le candele. Ho intenzione di portarmi avanti un po' anche con i video. Vediamo fin dove arrivo. Mi piacerebbe fare qualche ripresa davanti all'albero di Natale. E ho già comunque qualche video in mente. Insomma, sto partendo super gasata per questo progetto dei cibi, ma vedremo se riuscirò a portarlo avanti. Adesso se sgarrerò magari una o due volte, mi perdonerete, vero? Tra l'altro, una cosa che volevo raccontarvi questa mattina è che ho iniziato un nuovo programma su Netflix. Sto continuando a vedere Terrace House, però me lo sto tenendo un po' più da parte perché so che dopo Halo Estate sarà tutto finito, avrò visto tutti i Terrace House possibili. Quindi sentirò un vuoto, anche se mi piacerebbe ricominciare da capo Opening New Doors, però. Ho iniziato a vedere The Final Table, è un cooking show in cui partecipano delle coppie di chef abbastanza rinomati e famosi. Oddio, non so se famosi, però comunque gente esperta che ha un'attività, lavora nel settore da diverso tempo. E ogni puntata è dedicata ad uno stato, alla cucina di uno stato ben preciso, che può essere il Messico, la Spagna, la Gran Bretagna, l'Italia e così via. Nello show ci sono due prove, in una prima devono cucinare, reinventare diciamo un piatto tipico che viene poi giudicato da tre persone di quello stato e le tre coppie peggiori vanno poi alla seconda prova dove devono cucinare un piatto con un ingrediente tipico che viene scelto da uno chef, in questo caso sì, famoso e importante di quello stato. Devo dire che ho visto 4-5 episodi e mi sta piacendo, lo tengo più che altro in sottofondo. L'ho iniziato a guardare in lingua originale con mia sorella con i sottotitoli e forse è più interessante perché si sentono tutti i vari accenti perché ovviamente le coppie che partecipano a questo show non sono americane, nonostante lo show sia in America, ma vengono veramente da tutto il mondo, quindi è bello sentire i vari accenti. Però in casa non ho tempo, quindi lo tengo in sottofondo e per questo lo sento in italiano. È bello perché i piatti comunque sono sempre super elaborati, però secondo me ci sono dei buoni spunti comunque che si possono prendere e le riprese sono pazzesche, le riprese degli ingredienti e dei piatti terminati sono wow, spettacolari. Se vi piacciono i cooking show, sicuramente qualcosa da tenere d'occhio. Primi arrivi del Black Friday. Ordine Sephora. Ho preso questa crema di Origins, la Ginzinga, abbastanza famosa. È una crema idratante che puntavo da un casino perché ho finito sia la crema da giorno che quella da notte. E questa, nonostante dovrebbe essere leggera, eccola qua. Si tratta infatti di una crema idratante gel. Esiste anche la sua versione più ricca, proprio crema bella tosta. Io ho optato per questa perché la consistenza in gel dovrebbe essere più leggera, visto che ho la pelle tendente a ingrassarsi, mi sembrava ideale. Se non sbaglio, contiene all'interno ginseng e niente. Spero davvero che faccia al caso mio perché avevo bisogno di una nuova crema idratante.
Ho preso poi un pennello di Zoeva, brand che mi piace tantissimo per quanto riguarda i pennelli. Questo l'ho già usato, l'ho rimesso dentro soltanto per farvelo vedere. L'ho già usato oggi, è il numero 230. Eccolo qua, è un pennello a penna di precisione che ho acquistato principalmente per appunto applicare l'ombretto in zone specifiche, che può essere il punto luce o l'arima inferiore, la palpebra inferiore, scusate, dell'occhio. Oggi l'ho testato proprio così e mi sta piacendo tantissimo, ma in realtà anche l'altro pennello che ho di Zoeva mi piace da morire, quindi sono andata abbastanza sul sicuro. Mi sono dimenticata di dire che questa dovrebbe avere un prezzo di 22 euro, prezzo pieno. Io ho preso tutto al 15, mentre il pennello 10 euro. E poi era in offerta questa maschera a 9,90 della Kaolion, di cui in realtà non ho provato nulla se non un campioncino proprio di questa maschera, che mi è piaciuta tantissimo. È chiaro però che usandola una volta sola non hai un'idea molto approfondita del prodotto, quindi ho scelto di acquistare la versione più piccola, travel size, diciamo, un po' perché costava appunto poco e un po' perché mi piacerebbe testarla un po' di più per capire se fa effettivamente al caso mio. È una maschera molto interessante perché è costituita da due parti, una che viene applicata massaggiandola sul viso, che riscalda la pelle, serve a pulire in profondità soprattutto i pori. La seconda parte invece è una crema invece refrigerante, diciamo, che serve a restringere i pori. Il campioncino mi è piaciuto da matti, vedremo come andrà. Adesso aprirò questa scatolina super natalizia che non contiene un regalo, ma un acquisto che ho fatto io. Ma è troppo carina la confezione. Ed ecco qua il contenuto. Questa bellissima tazza tema Natale con Stitch. Adesso magari da qua si vede pochino, però è super super natalizia. Adesso mi faccio una bella tazza fumante di tè. Non sapevo che fosse da appendere anche quello, quindi momentaneamente l'ho appeso lì perché c'era un chiodo. Adesso magari cercherò un'altra sistemazione, comunque questo è l'altro calendario dell'avvento. I numeri sono un po' sparsi, comunque il tè di oggi è questo qua, si chiama Revitalize ed è con cannella, cardamomo e zenzero. Alla fine l'ho appeso di qua, visto che c'è una parete enorme, quest'ombra magica sono io. È molto bello come calendario comunque. L'unica cosa che all'inizio mi lasciava un po' perplessa è che i numeri sono sparsi e non sono visibili. Cioè, vedete, in questo caso il numero 1 è qua, ma gli altri non si leggono, quindi dovrò sempre rovistare e andarli a cercare. Però mi piace molto che siano 24 tè diversi, perché ho visto altri calendari dell'avvento, sempre con le bustine di tè, che però avevano ad esempio 12 gusti e quindi si ripetevano. Oltre alla bustina c'è poi anche una citazione, quindi davvero molto carino. Io invece sono qua con il mio super pile perché fa freddissimo in casa, ho anche la faccia un po' stravolta, non so bene per quale motivo. Adesso però vado a prepararmi perché mi piacerebbe filmare un video, non so bene ancora quale, ma spulcerò fra la mia lista dei Cibimas e poi farò un giro per i mercatini. Ho fatto un giro ai mercatini di Natale, quindi se mi vedete un po' stravolta con questi capelli che non si capisce perché ho patito un freddo atroce, intanto qua ho il mio fedele Teporino. Comunque ero andata a fare un giro perché ancora non li avevo visti, ho visto anche l'albero di Natale tutto illuminato. Volevo cercare un regalino per il mio compagno, visto che oggi, vabbè, siamo il 1° dicembre, però il 6 si avvicina ed è San Nicolas, quindi di solito ci scambiamo dei pensierini in famiglia e quest'anno mi piacerebbe regalare appunto qualcosa anche al mio compagno. Non ho però trovato quello che mi aspettavo, cercavo un po' di ispirazione, non ho trovato granché, però ho preso un po' di caffè qua per la casa e mi sono presa una piccola sfogliatella tipo i mirtilli da mangiare mentre giravo per i mercatini. Nulla di chissà che, me ne rendo conto, però soprattutto in questo periodo devo stringere la cinghia.
È brutto da dire perché alla fine si avvicina Natale, a me verrebbe da spendere comunque soldi, di comprare delle cose per arredare casa o per togliermi qualche sfizio, visto che appunto per il resto dell'anno ho cercato di limitare le spese al massimo, però non basta mai. Quelli che vivono da soli a casa lo sapranno sicuramente meglio di me. Comunque, bando alle ciance, adesso vado a struccarmi, anche se non so quanto bene si possa vedere il trucco. Stranamente mi sono messa anche il fondotinta, così perché mandava, e voglio provare la maschera nuova che mi è arrivata da Sephora. Prima maschera messa su, questa va massaggiata per un paio di minuti, poi lasciata in posa 5-10 minuti. Forse ne ho messa troppo poca? Non lo so, io di solito non esagero mai con le maschere, non era specificata questa cosa qua. Non so nemmeno quanto si vede in realtà. Seconda maschera messa su, questa non si vede sul viso, ma si sente di più rispetto all'altra perché sentite proprio un leggero pizzicore e freschissimo. Cioè, è come mettersi un po' tipo il dentifricio, no? Su una parte del viso che sentite proprio freschezza. Questa la devo tenere su 10-15 minuti, quindi mi metto a leggere un po'. Sono un po' in un momento di stallo perché da una parte mi sento in dovere di filmare un video, visto che mi sono ripromessa di portarvi un video al giorno per dicembre e ho appena fatto la vasca, quindi ho i capelli puliti, ma allo stesso tempo non ne ho voglia perché non sto tanto bene. Mi sono ritrovata quindi su Instagram a pensare e mi sono imbattuta nelle stories di Michelle Phan. Al di là che conosciate o meno questa ragazza, lei ha da poco perso il suo gatto. Aveva 11 anni e immagino che sia distrutta come è successo a me quando ho perso Chris. La cosa però che mi ha colpita tanto è che nei giorni seguenti un gatto abbastanza simile al gatto che aveva prima si è presentato a casa sua. Io ora non ho capito, non so se sia un gatto randagio, se ci fosse già, se fosse già nei paraggi o meno. Comunque, fatto sta che questo gatto si è avvicinato ed è entrato anche in casa, e da allora sono giorni che è sempre con lei. Ed è una cosa che mi ha toccata tantissimo. Mi sono ritrovata a frignare sia poco fa che l'altro giorno quando ha condiviso per la prima volta questa cosa. Perché, a parte il fatto che è una situazione in cui mi rivedo tanto e io mi stupisco sempre di come gli animali riescano a volte veramente a salvarci. Ed è un discorso che facevo anche nel video dedicato a lei e il suo gatto, il manga di Makoto Shinkai. Può sembrare stupido, ma a volte è veramente un rapporto salvifico quello che si ha con il proprio animale. E in particolare i gatti sono incredibili da questo punto di vista, arrivano in maniera inaspettata e a volte purtroppo se ne vanno anche così. E niente, io non so se considerarlo un po' un piccolo miracolo, magari delle feste, non so nemmeno se credo nei miracoli o meno, però è stato un episodio che mi ha fatto commuovere e riflettere tanto, quindi volevo condividerlo con voi. E intanto l'albero di Natale è spento, ma è comunque super cute. Mi piace tantissimo. Non perché l'ho fatto io, però mi piace che sia prevalentemente rosso con qualche tocco di colore. Inquadratura strana, semplicemente per dirvi che nel calendario dell'avvento che ha fatto mia mamma ci sono i cioccolatini Lindt. Oggi c'era il gianduiotto ed era buonissimo. Mi sono dimenticata ieri sera di dirvi com'è andata con la maschera. Devo dire che mi è piaciuta tanto, come la prima volta che l'ho provata. Adesso vedremo nel tempo se ci saranno effettivamente dei miglioramenti riguardo ai pori della mia pelle, soprattutto in questa zona qua. Comunque mi è piaciuto molto l'effetto perché sentivo la pelle come nuova, super super morbida. Sarà che il primo step consiste nel massaggiare appunto la prima maschera che contiene dei grani, quindi esfolia la pelle e anche per questo probabilmente l'ho sentita più morbida. Vi ringrazio per avermi tenuto compagnia in questi 3 giorni e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!